Il video di oggi è un quiz di lessico, quindi preparatevi, avrete 10 domande per ripassare parole interessanti o per imparare nuove parole in italiano. Siete pronti? Sigla! Allora, cominciamo il quiz. Vi darò 10 domande. Ogni domanda avrà 2 possibili risposte, ma una sola sarà la risposta corretta e voi dovrete trovare proprio quella. Vi lascerò 5 secondi per pensare, ma se avete bisogno di più tempo potete sempre mettere il video in pausa, pensare di più e poi ritornare. Siete pronti? Cominciamo con la domanda numero 1. Oggi fa molto caldo, metterò un canottaggio o metterò una canottiera? Pensate. Metterò una canottiera. La canottiera può essere un capo di biancheria intima, quindi qualcosa che si indossa sotto i vestiti, oppure può essere un vero e proprio capo di abbigliamento che si usa quando fa un po' caldo, per esempio in estate, perché non ha le maniche. Ma anche canottaggio è una parola che esiste in italiano. E il canottaggio che cos'è? È uno sport. Per esempio, nel tempo libero faccio canottaggio. Domanda numero 2. Non vorrei sembrare, ma secondo me devi rifare la torta. La glassa deve essere di un azzurro leggermente più chiaro. Non vorrei sembrare zelante o non vorrei sembrare pignola. Qual è la risposta corretta? Pensate. La risposta corretta è pignola, non vorrei sembrare pignola. Una persona pignola è una persona eccessivamente e spesso inutilmente meticolosa, pedante, attenta ai minimi dettagli, rigidamente osservante delle regole, ma in modo esagerato, infatti non è una qualità positiva. Anche zelante esiste in italiano ed ha un significato molto simile. Una persona zelante è una persona attenta ai dettagli, scrupolosa, coscienziosa, ma in senso positivo. Domanda numero 3. Scusami per il ritardo, ma sono rimasto nel traffico per un'ora. Sono rimasto imbottigliato o sono rimasto imbambolato? Pensate. Sono rimasto imbottigliato nel traffico, è la risposta corretta. Imbottigliato viene dal verbo imbottigliare, che letteralmente significa mettere in una bottiglia. Per esempio, imbottigliare il vino. In senso figurato, rimanere o essere imbottigliato significa essere in uno spazio ristretto, chiuso, dove non c'è possibilità di movimento o di uscita. Spessissimo si usa nell'espressione rimanere imbottigliato nel traffico, come nel nostro esempio, che significa rimanere bloccato nel traffico e non poter uscire da questa situazione. Imbambolato è una parola bellissima, un aggettivo bellissimo. Rimanere o essere imbambolato significa essere estraniato, disconnesso, assente dalla realtà. Restare immobile con gli occhi fissi o perché si è stupiti o perché si sta pensando a qualcos'altro. Essere imbambolato è questo. Per esempio, non rimanere lì imbambolata, aiutami a preparare la tavola. Domanda numero 4. Quando il professore ha guardato il mio compito, il naso. Ha arricciato il naso o ha ficcato il naso? Pensate. Quando il professore ha guardato il mio compito, ha arricciato il naso. Arricciare il naso, che significa questo?
Arricciare il naso significa manifestare disapprovazione o disgusto verso qualcosa. Se una persona arriccia il naso davanti a qualcosa, significa che questo qualcosa non gli piace o non gli va bene, insomma. Questo è arricciare il naso. Ficcare il naso è un'altra bellissima espressione italiana e significa interessarsi agli affari, alle questioni personali di altre persone, questioni che non riguardano noi, ma che riguardano altre persone, spesso senza il permesso. Quindi non è una cosa positiva da fare. Per esempio, Giovanni è troppo invadente e pettegolo, ficca sempre il naso nelle questioni degli altri. Dovrebbe pensare un po' di più alla sua di vita. Domanda numero 5. Ci credo che hai mal di pancia adesso, alla festa. Alla festa ti sei stufato o alla festa ti sei abbuffato? Qual è la risposta corretta? Pensate. Alla festa ti sei abbuffato. Abbuffarsi significa riempirsi di cibo, mangiare avidamente, mangiare troppo, senza controllo. Questo è abbuffarsi. Stufarsi, invece, è un verbo molto usato in italiano e significa stancarsi di qualcuno o di qualcosa, o stancarsi di fare qualcosa. Significa averne abbastanza, non poterne più, provare noia e fastidio verso qualcosa o qualcuno. Per esempio, mi sono stufato di andare sempre in vacanza in montagna. Non possiamo andare al mare quest'anno? O mi sono stufato di questo lavoro, voglio cambiarlo. Molto usato è l'aggettivo stufo, o stufa, o stufi, o stufe. Per esempio, sono stufa di mangiare sempre le stesse cose. Domanda numero 6. Ho detto Ottawa è la capitale del Canada, non Toronto. Ho detto un equivoco o ho detto una fesseria? Pensate. Ho detto una fesseria. La fesseria è una cosa sciocca, stupida, però fesseria ha anche un altro significato, può significare anche una cosa di poca importanza. Invece l'equivoco è un'altra cosa, l'equivoco è un malinteso, capire male, quindi è un'interpretazione sbagliata, un errore provocato da una incomprensione o dallo scambio di due cose simili. Per esempio, mi dispiace, ci deve essere stato un equivoco, non volevo rubare la borsa, pensavo che fosse la mia, sono uguali. E attenzione, ci può essere un equivoco, ma non si può dire un equivoco, eh? Attenzione. E siamo arrivati alla domanda numero 7. Ho chiesto a Irene di uscire con me, ma purtroppo mi ha dato... Mi ha dato il 2 di picche o mi ha dato l'asso nella manica? Pensate, che belle queste espressioni. Mi ha dato il 2 di picche. Allora, dare il 2 di picche a qualcuno significa dire di no, rifiutare. Questa espressione viene dal gioco delle carte. Nelle carte francesi ci sono 4 semi. Cuori, fiori, quadri e picche. E questo seme, le picche, è generalmente quello che vale di meno nel mazzo. E fra tutte le carte, in quasi tutti i giochi, la carta numero 2, la carta 2, è quella che vale di meno. Quindi, in generale, nel mazzo, il 2 di picche è la carta che vale di meno. E quindi dare il 2 di picche significa rifiutare, dire di no. È una bella espressione. Si può anche dire ricevere il 2 di picche, ovviamente. Dare e ricevere. Invece, avere l'asso nella manica significa una cosa totalmente diversa. Significa avere la possibilità di risolvere una situazione a proprio vantaggio, con una mossa a sorpresa. Anche questa espressione viene dal gioco delle carte. L'asso è la carta che generalmente nel mazzo ha il valore più alto. E spesso i giocatori scorretti
tengono un asso nella manica, dentro qui, lo tengono nascosto e lo usano al momento opportuno per vincere la partita. Per esempio, non ti preoccupare, lo so, la nostra squadra sta perdendo, ma vedrai che il nostro allenatore ha un asso nella manica per vincere la partita. Domanda numero 8. Adesso mio marito ha del rugby e tutte le domeniche dobbiamo andare a vedere una partita. Adesso mio marito ha il pallino del rugby o adesso mio marito ha il dente avvelenato del rugby? Qual è quella corretta? Pensate. Adesso mio marito ha il pallino del rugby, perché avere il pallino di qualcosa significa avere un'ossessione, una grandissima passione, una mania per qualcosa. Spesso si parla di hobby, ma non necessariamente. Invece avere il dente avvelenato significa sentire rancore, risentimento, rabbia, odio verso qualcuno perché ci ha fatto qualcosa di male. Per esempio, non credo che Giorgia verrà alla mia festa, ha ancora il dente avvelenato per la bugia che le ho detto. Quindi prova ancora rancore, prova ancora rabbia per quella bugia. Non ha dimenticato. Domanda numero 9. La foresta era così che era molto difficile passare. La foresta era così fioca o la foresta era così fitta? Pensate. La foresta era così fitta che era molto difficile passare. Fitto significa costituito da tanti elementi molto vicini tra loro. Invece l'aggettivo fioco significa che non si percepisce bene, generalmente riferito a un suono o a una luce. Per esempio, abbiamo cenato alla luce fioca di una piccola candela. Molto romantico. E siamo arrivati all'ultima domanda, numero 10. Non riesco più a guardarlo. Questo film horror è davvero mozzafiato o è davvero raccapricciante? Pensate. Questo film horror è davvero raccapricciante, che bella parola! Allora, l'aggettivo raccapricciante significa orrendo, spaventoso, orribile, che crea senso di orrore e repulsione. Oh, raccapricciante! Invece, l'aggettivo mozzafiato è il contrario, è un aggettivo molto positivo. Qualcosa è mozzafiato quando è molto bello, così bello che ti blocca il respiro, mozza il fiato, non ti fa respirare da quanto è bello, affascinante, splendido, meraviglioso. Per esempio, ammirare le Dolomiti è uno spettacolo mozzafiato, uno spettacolo meraviglioso, bellissimo, che non ti fa respirare. È bello l'aggettivo mozzafiato ed è un aggettivo invariabile, rimane sempre mozzafiato. Il quiz è finito, spero che non sia stato un video raccapricciante, ma che vi sia piaciuto. E se vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al nostro canale, condividete il video e fatemi sapere nei commenti quante risposte corrette avete dato. Se volete continuare a studiare con passione italiana, ricordate che potete iscrivervi a uno dei nostri corsi online. Trovate il link in descrizione. Vi aspettiamo! Grazie mille a tutti per averci seguito e alla prossima. Ciao!